A parte i volantini affissi sulle bacheche d'ingresso, i consumatori quasi non si sono accorti che il personale di ipermercati e supermercati fosse in sciopero. Abbiamo fatto un giro a nord-est per monitorare eventuali disagi della spesa in quel sabato 7 novembre che doveva essere la giornata nera del carrello. Sia a Vicenza che a Udine, località a cui si riferiscono le nostre immagini, ci è parso tutto tranquillo, i soliti parcheggi pieni di auto, i soliti carrelli pieni di spesa, la solita corsa alle super offerte, il solito incasso del fine settimana assicurato. Le casse, coloro che non hanno aderito allo sciopero, probabilmente mugugnano di più e cercano di spiegare ai clienti che così non si può continuare. Orari sempre più flessibili, aperture sempre più non stop con salari inadeguati e regole per chi viene assunto molto semplificate a favore dei datori di lavoro. Ma se la legge del mercato resta quella della domanda e dell'offerta, va da sé che se le grandi catene della distribuzione continuano a fare il pienone anche nei giorni festivi, non si può tornare indietro. La concorrenza è sempre più sfrenata, il Veneto è una delle regioni con la più alta concentrazione di centri commerciali, eppure la politica non disdegna di concedere nuove autorizzazioni. Il riferimento è quello ad una torre che dovrebbe nascere in terraferma veneziana con la benedizione dell'amministrazione comunale. Stessa filosofia anima il commercio anche in Friuli Venezia Giulia, terra di confine e attrattiva di turisti attratti dallo shopping. Luci ed ombre però di un settore convulso. Alla metro di Marghera, nel veneziano, l'annunciata chiusura a fine anno significa però disoccupazione per 80 persone.